Come Didi Huberman, per non restare né accecato né annientato da tutto questo che si vede, ho fatto come fanno tutti, ho scattato qualche fotografia a caso. Le fotografie sono come un pezzetto di pelle della realtà. E così ho fotografato alla cieca. Mi spingeva solo un'emozione, non è che dovessi fare un documentario, volevo solo esprimere un'ossessione, un'impressione, un'emozione che questo luogo comunica. Non volevo certo trasformare quello che sentivo in un paesaggio ben inquadrato. Reti, recinzioni trasparenti e invalicabili. L'orizzonte si abbassa a distanza infinita, sono trasparenti, ma non si possono attraversare se non con gli occhi. Ho guardato i muri, hanno asciugato pianti e disperazione, odio e rassegnazione. Hanno ascoltato segreti e assorbito disperate speranze. Nelle loro fratture si legge come una sentenza. Pavimenti a pezzi, feriti, crivellati, crepati. Pavimenti fracassati dalla storia, osservare quello che si trova in basso, le cose sotto il naso, quelle terra-terra. I pavimenti parlano perché sopravvivono, anche se li riteniamo neutri, trascurabili. E invece è proprio per questo che meritano attenzione. Piegare il collo aiuta a pensare a quel che si vede. Chi vorreste ascoltare, le vittime? Anch'io vorrei ascoltarle, ma non parlano. Poiché i miei testimoni sono morti, tutti morti. Potrei chiamarli mille volte, ma non verrebbero. Volete sapere dove si nascondono? Al cimitero, nelle fosse comuni. Thank you.
Ho guardato gli alberi, alcuni erano qui già allora. Sono testimoni dunque muti di quel tempo. Forse hanno perso la parola dopo quello che hanno visto. L'erba che calpestiamo e gli alberi laggiù, le betulle, che in tedesco si dicono Fichten, bevono la cenere di questo grande cimitero senza nome.